Il voto di questo Paese è un voto che aveva detto che l'esperienza del governo Monti doveva chiudersi e che in Europa bisognava andarci, ma con la nostra Costituzione, per costruire un'Europa. Così non è stato. Il rischio che questo governo sia bloccato da Berlusconi, che è responsabile della situazione che noi ci troviamo, è grande, e credo che la manifestazione di oggi dimostri come ci sia ancora la volontà, la voglia di cambiare questo Paese e di rimettere al centro il lavoro. E io mi permetto di dire che oggi questa è la manifestazione della parte sana e onesta di questo Paese, che non rinuncia all'idea di cambiare. Siamo qui oggi perché vogliamo offrire un terreno di riunificazione di questo Paese, ma non che riunifichi quelli che rubano con quelli che non hanno più i diritti, ma che riunifichino il Paese a partire dall'onestà per provare a cambiarlo. Hanno proprio cercato, se ci pensate, di usare la crisi, e stanno ancora cercando di usare la crisi proprio per cancellare i diritti, per fare in modo che quando questa situazione sarà finita nulla è più come prima e le persone non avranno neanche più la libertà e la dignità di poter essere persone libere dentro i luoghi di lavoro. Voi siete qui a battervi sacrosantamente per i vostri diritti, ma vi state battendo per i diritti dei più deboli, dei distratti, dei minacciati, di tutti coloro i quali non hanno la capacità, la forza in questo momento di essere insieme.